Potremmo anche dire mignardise, no? Quando si finisce un pranzo, una cena, arriva la piccola pasticceria che abbiamo appena degustato qui in un ristorante che possiamo dire è entrato nella storia, fa parte della storia della gastronomia, no? Noi lo diciamo adesso, magari lo diranno anche fra qualche secolo, Speriamo. sicuramente perché di qui passò Enrico Bartolini. Da una stella a due stelle per poi veramente a Milano approdare al Museo Mundica con 3 stelle. Siamo al Devero. Il Devero che tra l'altro arrivando da Monza, strada che ho fatto io tagliando via traverse come il mio solito da Malpensa per vedere appunto com'è la zona con le autostrade, non riusciresti a capire nulla, ho notato che prima di arrivare qui a località Cavenago. Cavenago Sì. Brianza, Di di Brianza, non so se c'è. Brianza, C'è Cavenago anche di di Brianza. Brianza, notavo, nonostante il navigatore mi dicesse che mancavano ancora un po' di chilometri, ho notato che Vevero è anche un'azienda. Ecco, Sì, esatto. intanto siamo con io lo chiamo general manager del ristorante, del Addirittura, restaurant chiaro. manager, cioè quello che mi ha accolto, mi ha servito anche coi vini, però mi diceva che lei non fa servizio in sala, quindi coordina, Sì, ecco, sceglie i vini, fa la carta dei per vini. passione mi occupo della Ecco, carta vini. quindi ecco, per me lui è il general manager. I vini Bene, colpiscono. ecco, quindi parliamo di questa azienda che si chiama Devero. Chiaro che siamo in un ristorante, però vorrei parlare di questo che non è un agriturismo, ma potrebbe Allora, la Devero è un'azienda di costruzioni che nasce praticamente 30 anni fa. 15 anni fa, come azienda di costruzione, ha deciso di costruire Devero Hotel qui a Cavenago, ampliandolo poi con la seconda parte qualche anno dopo. Ha esternalizzato la ristorazione e noi, come gruppo Ethos, azienda ristorativa nata 32 anni fa, siamo subentrati 2 anni fa nella gestione del 32 ristorante. anni fa. L'azienda si nasce 30, la nostra azienda nasce 32 anni fa, Ethos, che si gruppo, sì, occupa di del. ristorazione. Pensavo fosse più giovane, sinceramente, anche perché queste cose si fanno ultimamente, devo dire, no? Diciamo che è un'azienda che si è evoluta, è nata come piccola realtà ristorativa 32 anni fa, poi pian piano è diventata un'azienda vera e propria e attualmente abbiamo un agriturismo, abbiamo diversi ristoranti, 9 totali e prendiamo anche gestione di ristorazioni, come in questo caso qua all'interno della Devro, con cui è nata una partnership per la gestione dei servizi ristorativi all'interno Sempre, sempre, del sempre, perché Devero sarebbe una famiglia che c'è loro hotel. dietro a Sono Devero. due soci amici che hanno fondato la Devero Costruzioni e poi hanno deciso di aprire il Devero Hotel. Quindi è nata prima l'azienda edile, Sì, se mi passo per me, piuttosto. che l'hotel, dopo l'hotel. Esatto, quindi, evidentemente poi viaggiano assieme anche perché bisogna avere chiaramente le mura, no? Dove servire i piatti, eccetera, eccetera, e quindi commercializzare. Quindi ecco, non è la prima volta che capita. Devo No, in dire che Brianza ci sono questi, altre. no, questi investitori, in effetti, che dopo poi chiaramente entrano nel mondo della enogastronomia, che è diventata ormai una parolaccia. Ecco. Bene, allora, quindi in realtà questo è l'unico in Monza Brianza, MB, no? All'interno Perché dell'hotel, il gruppo si muove. su più province, sì. All'interno degli hotel è attualmente l'unico, specialmente in un contesto come quello di Essenza, dove Beh, ci è il troviamo fiore ora. all'occhiello questo, o c'è qualcos'altro? Abbiamo altre realtà completamente differenti, quindi in realtà non si può fare un paragone, perché sono delle realtà molto molto differenti, come dicevamo prima, il birrificio piuttosto che altre realtà come l'acquifarina. No, adesso, Come contesto prima ne Essenza, abbiamo come è parlato a nell'altro? tavola delle birre, cioè voi Sì. producete birra, Sì, ecco, piuttosto che vino. esatto, ci piace spaziare. Quindi ci sono queste birre che vengono prodotte in provincia di Como. A Como al birrificio, sì, a Como città alta, perché lì è suddivisa in due zone. Ah, c'è la parte C'è alta la parte anche, bassa lungo il lago e la parte più che non è alta. male. Sì, noi rimaniamo leggermente fuori dal centro, Cos'è sulla quella zona che alta. andando verso il Castadiva, quello che è il Castadiva, c'è cioè il Andando lato Bellagio piuttosto no, che rimanendo verso. Cernobbio piuttosto. Più verso l'autostrada, insomma, Ah, andando ecco, quindi verso. Cernobbio. Sì, esatto, proprio là. Sì. Bene, quindi complimenti alla Devero, ma Devero è un cognome, un Viene l'incrocio dei due cognomi dei soci, Denardi nome. Ovvero? e Verderio. Tutto chiaro. Quindi benissimo, quindi un modo come un altro per dire che siamo qui in questo ristorante storico
chiaramente durante il Covid non ha potuto operare, una cosa e l'altra, e quindi diciamo da 2 anni, possiamo dire, a questo punto il ristorante all'interno dell'hotel ha riaperto, del resto anche il suo bistrò, fanno parte delle attività dell'hotel, anzi devo dire, insomma, venire qui al ristorante la sera, apprezzare che c'è anche la piscina, oltre che il parcheggio, no? Riservato chiaramente ai clienti, chiaramente è molto interessante, anche perché l'albergo poi si vede anche dall'autostrada Sì, passando, sì, sì, sì. ecco, quindi chiaramente qui invece noi siamo nel lato opposto, ecco, quindi bene, complimenti a questo ristorante che nel frattempo si chiama Essenza. Essenzia, e lui è Chef. uno degli chef, lui è l'executive chef, perché in realtà la chef è impegnata. Diciamo che lo chef è quello che potrebbe anche rilasciare autografi, interviste, eccetera, eccetera, mentre gli executive chef qui è il contrario di quello che diceva Paul Bocuse, ecco, quindi qui abbiamo l'executive, cioè quello che comunque esegue, Materialmente. ecco, perché la chef magari potrebbe avere altri impegni, dico bene, ecco, quindi è quello che ci deve essere sempre, Dei che grandi, poi quindi. non so se è meglio executive che secondo chef, meglio executive, adesso Ma anche executive secondo in Italia. chef. Come dire, anche perché è quello che fa i piatti, no? E a noi italiani piace sapere che è la mamma, la nonna che ha fatto i piatti, non è come a Londra, che sono praticamente delle società che gestiscono appunto ristoranti, quindi non è che ci sono proprio delle famiglie, no? Come da noi in Italia. Beh, noi d'altronde siamo les Italiens. E bene, allora parliamo, io sono qui perché chiaramente ho notato che la guida del Gambero Rosso, se non vado errato, vi ha già dato una forchetta, quasi due, ecco, siamo poco distanti, anche perché lo dicevo con loro, non offendetevi, state volando bassissimi, nel senso che questo era un ristorante 2 stelle Michelin che ha riaperto, è rimasto tra l'altro intatto, bellissimo, anche perché non so se poi tutte queste cose che si stanno facendo tuttora sono meglio di quello che si faceva 2 o 3 anni fa, Non si fa, noi non ecco. facciamo Esatto, non paragoni. sono sicuro, però qui vedo che in effetti il ristorante, noi siamo nella sala, ma qui c'è una zona, una anticamera se vogliamo, una zona di me, un purgatorio, potremmo chiamarlo così, no? Che dà sulla cucina vista e devo dire con questo muro di mattoni, con questa finestra che lascia intravedere chiaramente i cuochi che lavorano, devo dire molto interessante. Anzi, forse uno scorcio ce l'abbiamo, ecco, si dovrebbe capire un po' dallo sfondo. E quindi complimenti, quindi siete in una location molto interessante, i piatti, devo dire, sono molto, molto piacevoli. Il ristorante ancora non propone queste cose che stanno proponendo, chiaramente, i ristoranti decretati da più stelle, perché chiaramente voi adesso siete a una forchetta e quindi ci rivedremo ancora, sicuramente per altri successi. E quindi è come dire, uno di quei ristoranti dove ancora si può mangiare. E questo è il nostro obiettivo, quindi. Ecco, quindi no, perché andare al ristorante e non mangiare, chiaramente, no? Può, no? Lasciare qualche perplessità. Quindi vediamo un po'. Questo risultato che avete avuto sul Gambero Rosso, avete letto la recensione, ci sono stati dei piatti che hanno colpito particolarmente i critici. Sì, ci sono stati dei piatti che hanno colpito particolarmente i critici, uno l'abbiamo anche tenuto nella carta attuale, ma essendo poi un ristorante che è sempre in evoluzione e avendo una clientela comunque anche internazionale, non siamo così attaccati al concetto di piatto forte, lo possiamo tenere per un po' di tempo, ma poi è giusto staccarsi e andare avanti e sperimentare qualcosa di nuovo, anche per andare incontro alle nuove esigenze alimentari del cliente attuale. Beh, io devo dire che vi posso fare i complimenti per un piatto che è un piatto principale. Non so se nella nuova carta, quindi un'anteprima. Sì, entrerà a fine dicembre È come un primo piatto. piatto, sì, come primo piatto. A No, fine no, dicembre, a no, fine gennaio, il piatto l'ho principale prenotato. sarebbe la carne. Ah, ok. Ok, Sì, ecco. anche quello c'è attualmente nel menu, rimarrà nel menu. Ecco, questo rimarrà anche perché il menu qui dell'essenzia, come abbiamo detto, Essenza. essenza, attenzione perché sono alcuni, c'è uno anche Castrocaro che si chiama, mi sembra, Essenzia, con la SOTH,
TIA. Noi siamo Essenza all'italiano. Essenza. Poi il motivo ci sarà perché si chiama Essenza. Sì, c'è un motivo dietro questa scelta. Ecco, questo. C'è stato uno studio dietro il nome comunque. Come si è potuto vedere anche nei piatti, si va sempre all'essenza del piatto. Abbiamo ridotto un po' quello che in alta cucina è la manipolazione eccessiva, il troppo lavoro. Sì, usiamo tecniche moderne, usiamo prodotti sostenibili e tutto quanto, ma lasciamo il prodotto per quello che è, esaltiamo il prodotto in sé. Benissimo, quindi allora il piatto che vi dicevo, piatto principale, che è quello che diciamo alza un po' il prezzo nel menù di carne, perché oltre i piatti alla carta abbiamo dei menù che si compongono poi con i piatti del menù. Chiaramente c'è un forfait che varia di poco dalla carne al pesce, però il menù di carne costa di più, perché chiaramente effettivamente una buona carne, chiaramente come abbiamo visto col Kobe, chiaramente fa alzare il prezzo. Quindi c'è una carne, se ne possiamo parlare, la Steak, che viene prodotta dalla nostra azienda agricola Agriturismo Brusignone, ed è un taglio di sottospalla che in Italia viene utilizzato, non viene utilizzato, ha preso un po' di piede ultimamente con le steakhouse, ma noi abbiamo voluto valorizzarlo perché è un taglio che garantisce una buona marezzatura, un'ottima sapidità, idoneo a una cottura prolungata, un taglio che più si cuoce più diventa saporito, a differenza del classico scottato all'italiana, e ci permette di fare questa preparazione con le erbe sempre dell'azienda agricola per dare una buona nota di aromi e un buon valore alla carne dei nostri animali. Quindi complimenti all'azienda agricola del Devero. Del gruppo Ethos. Del gruppo Ethos, che però è sempre di proprietà dei... Sono un partnership con la Devero. Sono in collaborazione, ma sono due entità diverse. Questo non mi era chiaro, perché mi sono permesso di dire agriturismo, però c'è questa collaborazione. Perfetto. Ecco, questo è un piatto che rimane, mentre altri stanno cambiando, e quindi cosa posso dire? Che c'è comunque una pasta non pasta, se vogliamo dire così, no? Perché la pasta sono delle tagliatelle, i tartelli, come dice mio nipotino, tortelli, cappelletti, eccetera, eccetera, ma esistono anche altre paste regionali come la fregola, che abbiamo utilizzato per la nostra vellutata di finocchio. Vi diamo un'alternativa vegetariana che sarà un punto cruciale del nuovo menù, e appunto faremo questa vellutata di finocchio sempre di nostra produzione con una fregola all'olio di ricotta. Secondo te può essere anche vegano, nel senso che è comunque pasta secca, no? Sì. Acqua e farina, e comunque finocchio. Assolutamente. Non so dopo cosa metti. Non c'è burro, non c'è nessuna integrazione animale, quindi può diventare vegano. Quindi altro esempio vegetale nei vostri menù? Abbiamo l'uovo CBT con la barbabietola. Questo andiamo sul vegetariano, perché chiaramente è un estratto di lavorazione animale, quindi un sottoprodotto, però è un antipasto. Esatto, però non viene abbattuto nessun animale per la produzione, quello rientrerà negli antipasti. Bene, la carta dei vini, è firmata dal sommelier, sommelier. Non ho fatto i corsi specifici, ho bevuto tanto e ho provato tanto. Vabbè, quello è l'importante, anche perché ultimamente dico no, lui non è un sommelier perché non ha bevuto, o comunque non ha lavorato nei ristoranti. Io ho bevuto e ho lavorato in ristoranti. Quindi in regola, perché fare solo i corsi accelerati, adesso lo possiamo dire, visto che ormai le associazioni sono infinite, mentre una volta si lottava fra Fisar e ICE, no? Ancora adesso. Esiste ancora, però c'è anche qualche un altro, quindi che prima erano tutti assieme. E quindi i vini, ecco, la carta dei vini. La carta dei vini nasce da diversi anni di assaggi ed è un po' l'espressione di una ricerca di piccole realtà, dove siamo andati a cercare non la grande azienda, ma la piccola azienda che ha qualcosa in più da raccontare, anche solo dove marito e moglie si lavorano la vigna in un determinato modo. E la scelta delle etichette è stata un po' per andare ad analizzare un po' il panorama vitivinicolo italiano, e non solo, perché sono anche delle referenze georgiane piuttosto che francesi o slovene. E dicevo, la scelta è stata mirata su aziende sì piccole, ma anche che lavorano con una filosofia di vino naturale, quindi con pochissima chimica all'interno delle bottiglie, dove il vino deve essere l'espressione della terra e del vitigno, un po' così come l'essenza dei piatti. Siamo voluti andare a ricercare anche l'essenza del
del vino all'interno di ogni bottiglia. Quindi sei venuto, posso dare del tu, sei venuto, certo, a Faenza, Oriolo dei Ficchi, no? Fammi capire. Lino l'ho provato in due diverse fiere. Ah, mi ha convinto, l'ho provato col fornitore, l'ho assaggiato in un'altra fiera, l'ho riassaggiato, mi ha convinto, ho deciso. Questo che, mi fa piacere, che lo volevo. Perché se un vino piace, no? Fuori dalla mia Romagna, chiaramente, però è chiaro che venire, ha colpito, che venire, sì, certamente, insomma, Savignone, ecco, sarebbe così, che poi si confonde con il Cabernet Sauvignon, no? Se vogliamo, ecco, ma in realtà è scritto S.A. Ecco, quindi si pronuncia come in francese, ma è scritto diversamente, chiaramente buonissimo, e quindi bene, no, adesso ho un po' inquadrato, quindi praticamente è un po' come invece di fare la Devero, invece l'hotel, invece di fare un accordo prima con Bartolini, adesso l'ha fatto con voi, nel senso, sì, che voi comunque, tra l'altro nell'altro un po' pavese, siete molto presenti, mi sembra di capire. L'altro mese abbiamo affittato un vigneto da dei, possiamo dire, dei fornitori amici ormai, dove andiamo a produrre un bianco rosso, un bianco pavese e un rosso pavese. Che ho bevuto? No, perché lo serviamo negli ristoranti e non qui ad Essenza, perché ad Essenza abbiamo voluto fare piatti, abbiamo voluto inserire piatti e vini non presenti negli altri nostri ristoranti, per differenziare completamente. Differenziamo la location, differenziamo anche la carta vini e la carta della menù della cucina. Non, se abbiamo, non abbiamo delle bottiglie, qui non possiamo fare, qui proprio non ci sono. È una scelta che avete fatto, qui, ad essenza, in effetti sono già presenti, sì, già ben distribuiti. Differenziare completamente. Esatto, anche per far vedere che in effetti, come dire, c'è una carta che spazia, e quindi andiamo a finire anche cosa abbiamo bevuto, vino da dessert, un ancestrale, un vino da dessert, un centesimino, quello appunto Sauvignon, esatto, che era quello, ecco, non era quello da pasto, era quello appunto, esatto, ma vi consiglio, se posso permettermi, anche, certo, comunque te lo consiglio, anche quello alla tavola, provato e apprezzato anche quello, ecco, bene. E poi dicevamo di vini, un Carmenère rosso con, ecco, con l'uovo e un verdicchio marchigiano con la pennutata di finocchio e andando a ritroso con l'antipasto una bolla di ancestrale di Oltrepò. Ecco, molto, molto interessante, però mi soffermerei molto su questo Carmenère dei Colli Iberici, che abbiamo scelto di abbinare all'uovo perché a mio avviso risulta elegante. Facendo un piccolissimo passaggio in legno non va a coprire il piatto, ma gli dà un pochino di struttura. Carmenère insolito da trovare nei ristoranti delle zone di Monza, Milano, Lecco, delle nostre province, io non l'ho mai trovato in nessun ristorante in queste zone qua, quindi ho voluto, una volta assaggiato, apprezzato, ho voluto inserirlo per dare al cliente la possibilità di ordinare anche qualcosa di, tra virgolette, insolito. Certo, così, certo, come il centesimino, che nelle nostre zone non si conosce. Beh, in queste zone qua chiaramente siamo quasi a Bergamo, siamo, Bergamo, siamo, sì, in provincia di Milano, c'è, cioè, la Val Caleppio che confina con la Franciacorta, sì, siamo a 10 minuti autostrada, BCM, Bordeaux, Cabernet, Merlot, sì, questa appunto sigla che contraddistingue quelle zone dove si produce anche il moscato di Scanzo. Esatto. No, sul dessert avevamo un vino, sì, romagnolo. Sì, sì, sì. Cosa ne pensi dall'Albana, se posso permettermi questa confidenza, visto che ci siamo? Personalmente... Anche perché di solito l'Albana è quella che è soprattutto passita, diciamo così. Sì, io l'ho provata, l'ho apprezzata molto, vinificata in bianco, semplice da pasto. Non l'abbiamo inserita perché... Vabbè, forse... l'Albana in effetti è un vitigno rosso, storicamente, dicono. Dicono che però è bianco, sarebbe, sì, sì, dovrebbe essere stato un vino rosso in passato. Io l'ho apprezzato molto vinificato in bianco, non è presente in carta, ma è uno spunto. Bianco anche perché è un'uva bianca attualmente, sì, sì, sì. Ecco, quindi, però storicamente in effetti hanno trovato un po' come c'è un vino che schiava con Riesling che, sì, si chiama Müller-Thurgau, mi sembra, se non vado errato, che effettivamente è molto piacevole, però in effetti è associato a un vino rosso, ecco, che non è normale quando si fanno questi innesti. L'incrocio. Esatto, l'incrocio. E quindi bene, quindi complimenti, abbiamo dimenticato qualcosa, chef, executive chef, anche perché in Italia executive chef è il massimo della vita, no? Lui è veramente l'executive chef perché, come hai detto, c'è una chef. C'è una chef. Chef con due F e una E finale, cioè una donna che molto ovviamente...
ha una famiglia, penso, forse anche altri impegni, e quindi chiaramente lui, sì, sì. Lui la rappresenta. E quindi cosa abbiamo dimenticato, chef? Innanzitutto di ringraziare la chef, che è ecco, quella che si chiama Elena Bonetti, e lei dà gli imprinting su tutto il menù, ah, i piatti andiamo a sviluppare, ah, e è materialmente attiva su questo punto di vista, oltre, ah, a tutta la parte del bistrò e della banchettistica, ah, che seguiamo. Questo da dove viene? Perché lei lavora chiaramente qui da 2 anni, immagino. Sì, lei ha ereditato il ruolo mano a mano, la sua, quindi precedentemente era in questi vostri ristoranti? In realtà lavorava già qua da un annetto prima che arrivassimo noi, con la nostra gestione è rimasta con noi, poi siamo conosciuti e tra virgolette sposati, anche se già sposata. Sì, sì. Sposati nel senso che è rimasta con noi l'azienda e quindi è subentrata al precedente chef Andrea che c'era qui, e poi subentrata lei. Bene, complimenti e quindi un buon 2024, che siamo inizio anno, le guide sono appena uscite, loro hanno appena una forchetta, è chiaro che manca poco anche al secondo, poi speriamo anche in qualche cos'altro, anche perché sono già partite, tra l'altro attenzione, lo dico anche perché c'è l'ufficio stampa che ci sta osservando, ufficio attaché de presse, insomma, ufficio marketing, esatto, anche perché un vero ufficio stampa mi sembra non ci sia, ma in realtà l'ufficio stampa deve capire chiaramente come comportarsi quando ci sono dei giornalisti piuttosto che dei venditori di pubblicità, ecco. E quindi siamo solo all'inizio, mensilmente la guida mission adesso qui da queste parti mi sembra niente, però in giro per l'Italia ci sono già 6 nuovi ristoranti che sono entrati nella guida mission, e l'augurio che posso fare a loro, chiaramente almeno appunto l'indirizzo, poi dopo si vedrà. Grazie. Grazie.